mi sento di aver ritrovato il mio corpo dopo le due gravidanze, di essere rientrata nel mio range e sono proprio curiosa di continuare questo mantenimento per riuscire a mantenermi in forma, perché mi sento molto bene, molto più leggera. La cosa che mi ha colpito di più è stata la possibilità di mangiare, comunque, mangiare e non avere fame tra un pasto e l'altro, cosa che di solito mi succedeva sempre, il bisogno di avere fame, gli spuntini. Invece con la vostra sono riuscita ad allungare la tempistica tra un passo e l'altro senza soffrire. Ma con nutrizionista.bio ho ottenuto in 5 mesi meno 9,5 kg e adesso siamo nel mantenimento. Sto mantenendo il peso comunque giusto, c'è delle volte la variazione di mezzo chilo o meno, ma mi sto trovando molto bene anche nel mantenimento, non sto facendo fatica. Penso che sia fondamentale, forse più del dimagrimento, perché il mio obiettivo è proprio mantenere questo peso e non tornare a mettere su di prima. La dieta che mi ha fatto avere più successo è stata quella iperproteica, però naturalmente era una dieta con delle bustine, quindi non cibo, che mi ha fatto perdere un sacco di chili, ma poi li ho rimessi tutti con gli interessi anche, proprio perché non si poteva mantenere nel tempo e non era per niente fattibile, quindi avevo poi smesso, era durata anche quella un 6 mesi, parecchi chili persi, ma e poi va bene la classica dieta dal dietologo, però molto limitante, con delle quantità molto ristrette, fame sofferta, qualche chilo si è ottenuto, poi anche quello però purtroppo recuperato. Il primo giorno di dieta ho perso 400 grammi, ma la gioia di continuare a scendere è stata eclatante, perché sono scesa continuamente, nonostante io mangiassi e nonostante non avessi questi buchi, questi vuoti di fame che quelle altre diete avevo. È stato un piacere pesarsi e continuare a vedere ogni giorno che qualchetto scendeva. Il mio corpo si è modellato tantissimo, perché sono proprio scesi i chili dove mi davano più fastidio, cioè intorno alla vita e alla pancia. È stato interessante soprattutto per l'educazione che noi abbiamo nelle nostre abitudini del light, del mangiare magro. È stata veramente una scoperta poter mangiare anche più grassi. Con i vostri consigli di bilanciamento, dei vostri studi che ci sono dietro, però è stata veramente una mia curiosità, cioè è stato un cambiare di abitudini e poter smettere di scegliere il light, che è anche mio saporito, insomma, mangiare con più piacere proprio. Mi sono riscoperta a mangiare anche dei primi piatti la mattina con piacere, cosa che prima non facevo, per me era infattibile mangiare il risotto la mattina. E veramente è stato un diversificare la mia abitudine. Togliere lo zucchero non è stato molto difficoltoso perché ero già abituata, ma ho continuato a farlo senza nessuna difficoltà. Il sale inizialmente era più un pensiero di non salare delle abitudini, perché poi ho veramente riscoperto di più i sapori del cibo. Quindi non è stato difficile, comunque solo è stato inizialmente un prendere un'abitudine diversa e seguirla. Ma mi hanno convinto le testimonianze, perché tutti ripetevano lo stesso concetto, diciamo, che si sentivano tutti molto seguiti, molto appoggiati da voi nei momenti magari di bisogno. Quindi questo mi ha convinto a provare. Mi sono sentita come tutte le altre testimonianze, effettivamente molto supportata. Respirare in un percorso con traghettini mi viene subito da pensare alla stimolante, divertente e impegnativo quanto giusto per noi stessi, più che altro, per pensare alla nostra persona, al nostro benessere. Questo percorso lo consiglierei in particolare a chi ha perso fiducia nei nutrizionisti e a chi ha fatto le diete e poi ha rimesso tutti i chili con interessi, magari come è successo a me. Vi ringrazio tutti e complimenti per il lavoro che fate, perché nutrizionista.bio è stata veramente una bella scoperta.